Padre Agrippino, come state? Dopo il mio ultimo ricovero sto molto meglio. Abbiamo deciso di rimandarvi in Sicilia, vicino alla vostra famiglia. Vi troverete bene lì. Buongiorno, mi scusi per Mazzarino. Ammondà! Vuole dire dritto di qua? Ammondà! Grazie. Tesoro, i siciliani quando vedono una divisa diventano scorbutici. E lo sai, io qua non sono sotto a nessuno. Posso fare carriera. Marianna, dai subito un bacino a papà. Eh? Tesoro, vedrete che staremo bene. E durerà poco. Pace bene! Quante belle signore che lavano i panni stamattina! Oh, hai visto come ci guardava Pace Benigno? Che belle stu monaco! Dice che se la fa con la 1100! E l'ho sentito dire pure io sta cosa! Ti piace Salvatore, ah? Eh? E questo è per voi, padre Carmelo. Grazie, dottore. Hai 80 anni e mi ricevo dolore in tutte le parti del corpo. Vabbè, chi sa, vecchiaia, poi passa. Ernesto, mi sono dimenticato a portare i soldi. E che c'è il problema? Guardate che vi dico. Invece di dire una preghiera, oggi tenne due. Una pizzennata, una paiere. Così siamo pari. Grazie, che Dio vi benedica. Assolutamente. E buona strada, padre Carmelo.
Ogni uomo deve sapere riconoscere le vie del Signore. Azzolina! Buongiorno, Vince. A te aspettavo. Dimmi una cosa, io quando parlo con te, parlo un'altra lingua, parlo tedesco, arabo, francese. Ti ho detto che le pecore tu in paese non ce l'hai puttate. I pecore ti porti a pascolare fuori il paese, no? Ma che sta dicendo? Dove le ha viste le mie pecore? Non fare l'arrogante con me, le ho viste. E ti dico di più, la prossima volta ti posso fare il padre, chiaro? Ma lei ce l'ha con me. C'è vazza antipatia. È una domanda. E buona risposta. Sì, mi fai antipatia. E un'altra cosa, a che ci siamo? Mi hanno detto qui in paese che tu c'hai un fucile con un moschetto, vero? La gente parla assai. Parla. La gente parla, adesso parlo io. Azzolina, stai attento come cammina, ti tengo d'occhio. Complimenti per l'accendino. Buona giornata, vigile stoppia. C'è bene, fratello. Buongiorno. Sono frate Agrippino, sono appena arrivato da Roma. Prego, accomodatevi. C'è il priore che vi aspetta. Prego. Avanti. Padre Vittorio, è arrivato frate Agrippino da Roma. Benvenuto nel nostro umile convento. La cella apparteneva a una persona buona e saggia, però copritevi bene, qui la notte è molto fredda. Buongiorno padre. Pace bene, fratello. Chi è quella persona che hai salutato? Carmelo Lobartolo, il nostro ortolano. Ci difende dai comunisti. Bene. Questa è la cella, ci vediamo più tardi. In nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. Amore, vai su dalla mamma. Latte, signore, latte! Latte, signore! Danilo, non dare fastidio al maresciallo. No, nessun fastidio. Ciao, maresciallo. Ciao, Danilo. Sei di Catanizzetta? No, sono di Catania. E sei in mare a Catania? Sì, che c'è? È bellissimo il mare. È bellissimo, sì. Io non ho visto manco una volta il mare, devo vedere. Non l'hai mai visto il mare? No. Latte, sì, latte! 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 Latte, thank you.
Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Amen. Il corpo di Cristo. Amen. Il corpo di Cristo. Amen. Andate e predicate la parola del Signore. Così sia. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Padre Carmelo, come sempre avete fatto una maniera bellissima. In questa busta c'è qualcosa per i bambini bisognosi che vengono in convento. La grazie. Prima. Mi saluti tanto il Cavaliere. Sarà servito. Ieri mi sono visto con Lobato, Ortolano. Vedesse di una campagna vicino a Riesi. C'è meglio fare una vista. C'è bella merce. Bella merce c'è. Che roba c'è? Capre. Pecore. Agnellozze. Ci serve un camioncino. Ci penso io. A che ora andiamo a bere? Stasera alle 10. In campagna da me. E domani sera, per festeggiare, andiamo tutti a 1100. Chi ti ha catta questa macchina? La macchina? A 1100? Viene a buttare l'uso. E mai c'è stato con una femmina. Mai c'è stato con una femmina. Con 100 lire ti facciamo diventare mascolo. Giusto, Peppe? Tu che dici? Per me va bene. Stasera non ne ferma nulla. Vergogna, che è sta novità con suo marito, barone? La soluzione di tutti i problemi della famiglia. La famiglia è nelle tue mani, un barone avi piccole. A Caruso non vuole. A faccia su riuscì cupa cura. Ci ho resisti lei, la disgraziata di mia figlia. Ma c'è bene, non c'ha ragione. Calogero, Maria, lasciatemi da solo, ci parlo io con Caruso. Ah, come ci sta lei, sta forte. Vergogna, pazza. Amoni. Marianna, quello che dice tuo padre, lo dice per il tuo bene. Sorella, qualcosa per il convento? Oh, padre Carmelo, ecco per voi. Grazie, e che la pace regni nella vostra casa. Che Dio vi benedica, padre. Grazie ancora. Arrivederci. Mazzarino è un paese tranquillo. Vedrete che vi troverete bene. Buona serata, padre Carmelo. Pace e bene voi, fratelli. Si benedica. Pace e bene. Tu sei? Tu sei? Buono. Don Luigi, io sei figli, ma va a fare travagliare, Don Luigi. Te faccio travagliare. Grazie. Don Luigi, che sto io marito da menuta, si te che piace a bossire. Tu scendi e domani mattina ci devi attomagliare che vanno all'ufficio che ci sogno un sacco di farina. Andiamo, padre Crippino, che si è fatto tardi. Potete pigliare tutte cose, non ho visto niente, statemi stare! Camilla!
Mi vogliono fare sposare per forza con il figlio del barone. Questa è l'ultima volta che ci vediamo. Ma come? Con quel vecchio? Noi stasera ce ne andiamo. Ora tu vai a casa, ti pigli tutte le robe e ci vediamo qui. E dove ce ne andiamo? Tu devi stare tranquilla, amore mio. Ti fidi di me? Allora, ti aspetto qui, fai presto. Vai. Buongiorno, maresciallo. Buongiorno. Allora? Si tratta di Luigi Manetta. Campiere alle dipendenze del cavaliere Bonanno. Incensurato? Cattive frequentazioni, però sì, incensurato. Scommetto che non ci sono testimoni, nessuno ha visto niente. Ovviamente, sì. Comandi, maresciallo. Buongiorno. Bel lavoro, no? Che altro abbiamo? Hanno rubato tutte le pecore. E ci sono tracce di ruote di furgone. Hanno? Ah, perché quante erano? Ma dalle impronte rilevate più o meno 3 persone. Quindi abbiamo a che fare con una banda organizzata. Ma lascia, che significa sacro centavo? Che significa? Significa che qualcuno ci ha messo la firma. E ancora non sappiamo chi è. Hai fatto a divertere davvero, ciao Pied. Buongiorno. Buongiorno. Ti abbiamo portato il picciotto. Fallo contento, mi raccomando. Non ti preoccupare, ci penserò io. Avanti, spogliati. E ci fa una bandiera americana? Ah, gli americani. Quanto travaglio che mi portaro. Belli picciotti, biondi, alti, profumati. Quasi quasi ci avessi avuto puro a gratis. Abbassati le mutande. E che è, la prima volta? Io mai ci sono stato con una femmina. Avanti, che ti faccio diventare uomo. Muta. Sì, è cresciuto. Papà, papà, quando mi ci porti al mare? Presto, presto, gioca, amore, gioca. E così ci rivedremo presto. Ernesto, sei venuto a trovare tua sorella. No, scusami, mo sai, però hai la testa un poco... Ernesto, cosa c'è? Chi ti scrive? No, niente, fesserie. Sicuro fesserie sono? Fesserie sono fesserie, scusami, non mi credi? Ti credo, vorrei sapere se è tutto a posto. Adriana, a posto, è a posto. Perché non deve essere a posto? È a posto. Anzi, lo sai che ti dico? Facciamo il caffè. Vado io a fare il caffè. Grazie. Ai, a schiena, malore. E io come fece freddo puzzappa la terra.
Frati, che ci fate qua seduti, eh? Dai, andate a raccogliere un po' di frutta che la dispensa è vuota. Provvediamo, padre Crippino. Dai. E ora ci provvedi tu? Ma è appena arrivato, mica potevo fargli torto. Cammina, va, prima che ho tutto faccio io. Carmelo! 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 Vieni, sali che ti devo parlare. Arrivo! Che successe, frate Agrippino? Senti, Carmelo, sei di 2 anni in arretrato con i pagamenti. Degli agrumi e degli olive ti sei tenuto la parte maggiore. Ho 8 figli a casa e una mogliera mezza paralizzata. E i piccioli più mangiare, non bastano mai. E poi qua nessuno mai si è lamentato per gli arretrati. Piano piano sistemo tutto. E poi a voi, non ho fatto mai mancare niente. Dici di essere povero, però ti sei aperto un negozio di frutta. Proprio la frutta che toccherebbe a noi. I figli miei si spaccano la schiena a picciavagliare con me e portare pane a casa. Senti, Carmelo, ti devi mettere in regola. Questa situazione non può continuare. Anche noi al convento dobbiamo mangiare. Se continua così, ti togliamo la gestione e adattiamo parte dell'orto per fare un campetto di calcio. Per me a voi potete fare quello che volete, è chiaro? Di cosa stanno parlando un economo e un ortolano? Padre Crippino, andiamo. È mezzogiorno, è ora di mangiare. Guarda qui c'è, vigile stoppia. Vigile, che è? Stasera molto niente. Giovanni, fermati. Aspetta un momento, Pina, perché? Scusa. Queste battute non mi piacciono. Quando sono con la famiglia, con mia moglie e le mie figlie, non voglio tutta la minchia. Ortolano, dice un proverbio siciliano della nostra terra. Curre quanto vuoi, se peccava spietto. Mi sono spiegato? Fino a monenne. Signori, che giorno fetoso, pericoloso. Ma ci dobbiamo dare una calmata, perché qua finisce a male. Cavaliere, ho trovato questa lettera per lei. Cos'è, caro? Niente, cose di lavoro. Andiamo, Mallia, che tardi. Padre Carmelo. Ma tu, sempre con queste scarpette sei? Cerca di metterti santo. Certo. Pace bene, padre. Pace bene. Pace bene. Che bella giornata. E poi qui in convento si sta proprio bene. Ebbene, fratelli, anche qui c'è da faticare. Per questo io preferisco stare con le mie scarpette. Sono più comode. Faticare, faticare. Voi neanche sapete cosa significa faticare. Ma poi voi, perché avete preso i voti? Bene, io ho preso i voti non per volontà mia, ma per vocazione della mia famiglia. Invece tu, perché hai preso i voti? Vedete, quando ero piccolo, mio padre mi portava sempre sui campi a zappare la terra. E allora mi sono detto che se avessi continuato a seguire le sue orme, non avrei fatto altro che zappare la terra. E allora ho scelto Dio.
Anche qui zappiamo la terra. E appunto, non mi ci fate pensare. Anzi, ammoni va, se no Pate Caimello si incazza. Ci ha scassato la minchia. Tranquillo, ci penso io. Buonasera, padre Vittorio. Buonasera. Già di rientro al convento? Sì, sono stato a fare visita alla mia famiglia. Adesso la saluto. Scusate, padre, ho bisogno di chiedervi un consiglio. Cosa ne dite se ne parliamo davanti un bicchiere di vino? Eh? Di quello buono. Di quello buono. Andiamo. Io sono un servo fedele dell'arma e questo mi obbliga alla massima segretezza. Poi io mi fido ciecamente dei miei uomini, stia tranquillo. Ma piuttosto, ecco, ditemi, non avete visto nessuno addentrarsi nel convento? Qualcuno che non sia un frate, ovviamente. Voleva dire qualcosa, lei? No, niente. Marasciallo, la cella di padre Agrippino è da questa parte. Grazie. Sapere da lei se ha da raccontarmi qualche dettaglio sull'accaduto. Io ho sempre fatto del bene, in tutta la mia vita. E non hai dubito di questo. Hai ricevuto delle minacce in questi ultimi giorni? Io sono solo un servo del Signore. Chi può volere il mio male? Il nostro è sempre stato un convento di pace e serenità. Quando è successo? Stavo dormendo io. 2 ore fa. 2 ore fa? E come mai ci avete messo così tanto ad avvertire? Lasciamo. C'è stato qualcuno che ha tagliato i fili del telefono e della luce. E voi non avete visto nessuno? Lasciamo, noi eravamo tutti nelle nostre celle. Maresciallo! Ho trovato delle impronte di scarponi giù nelle scale. Quindi qualcuno che non è un frate si è addentrato nel convento. E voi naturalmente non avete visto niente. Non avete la minima idea di chi possa essere stato? Qualche diavolo! Non ci abbandoni. Signor Maresciallo, non ci abbandoni. Non ci abbandoni. Non si preoccupi. Da oggi il convento sarà sorvegliato giorno e notte. Brigadiere, rimanete qui di guardia. Signor Sì. Io vado a preparare messa. Frate Agrippino,
Ti devo parlare. Ti sei ripreso dallo spavento? Io ancora ci penso. Questo è stato un avvertimento dai banditi di Barra Franca. E che vogliono da me? I due colpi di Lupara sparati nella tua cella non erano per te. E per chi? Rimane una cosa fra di noi. Per padre Costantino. Padre Costantino? Proprio così. Ma la questione si può ancora aggiustare. Basta dare 200.000 lire ai banditi. Ma le casse del convento sono vuote. E i soldi per l'ammodernamento? Quelli devono ancora arrivare. Tu a quanto puoi arrivare? Io? Ma io ho solo i soldi della mia famiglia. Sono 30-40.000 lire. Non bastano. Sono pochi. Qua ci scappa il morto. Padre Carmelo, l'ortolano mi ha minacciato. Mi ha detto che devo pagare. Se l'ortolano dice che devi pagare, paga. Grazie, pace bene. Pace bene, grazie. Fratello. Pace bene, fratello. Padre Costantino, benvenuto. Pace bene. Padre Costantino, che piacere averla tra di noi. Grazie, grazie. Questi dolci sono per lei, li ho preparati proprio con le mie mani. Grazie, è sempre un grande piacere fare ritorno in queste terre. Anche tra di noi lo è tanto. Padre Costantino, c'è pure la maestra che la vuole salutare. Padre Costantino. Grazie, grazie, grazie. Adesso vogliamo dare a Dio le meraviglie del suo amore. Oggi diamo il benvenuto al nostro fratello Costantino per il suo 25° anno di sacerdozio. Signore, benedici questo cibo nel segno del tuo amore, in nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Amen. Colpi di Lupara erano rivolti a te. Perché dici questo? Cosa mai vorranno da me, questi delinquenti? Può darsi mancata qualche richiesta quando eri padre provinciale. Eppure che io mi ricordi, nessuna richiesta. Ad ogni modo devi pagare 600.000 lire, non una lira in meno. Quelli non scherzano, paga subito, è meglio. Meglio per tutti. Padre Vittorio, mi può prestare la sua macchina da scrivere? La mia macchina non si tocca. Ma solo per mezz'ora, poi gliela riporto. Ti ho detto, la mia macchina non si tocca! E non me lo chiedere più! Eccellentissimo! Padre Costantino, ma vi vedo preoccupato. Che vi succede? Leggete questa. Madre mia. Nuccia, si è tenuta. Ma che vogliono da noi? Che può fare? Vedi, io a questi banditi vestiti da frati, io non gli do una lira. Non una lira. Nulla! Banditi senza chiesa,
senza Dio, senza religione. Banditi. Mi sono arrivate due lettere anonime. Agrippino, sono molto arrabbiato. Prima Costantino, ora io. Che storia mai è questa? Ma perché questa ira? Non capisco. A cosa vi riferite? Non fare il finto tonto. Chi sono queste persone di Mazzarino che ci minacciano? E voi pensate che io li conosca? È mala gente. Ci hanno già minacciato. Meglio pagare. E va bene. Gli farò avere queste 300.000 lire. Ma se non gli bastano, sarò costretto ad avvisare le autorità. Non fate questo sbaglio. Quelli hanno orecchi dappertutto. Sono preoccupata per quella lettera. Non capisco. Ho sempre aiutato tutti qui in paese. Devi pagare? No, no. Non pago, non avranno una lira da me. Invece sì. Io ho paura per te, per nostro figlio. Non ti devi preoccupare, amore. Domani vedo padre Carmelo e vediamo cosa ci consiglia. Adesso sei tranquilla e dormi. Votate Democrazia Cristiana, il partito che aiuta tutti. Votate! Votate Democrazia Cristiana! Figliolo, mi raccomando, Democrazia Cristiana! E vota! Pace bene, fratello! Vai a votare Democrazia Cristiana, il partito che aiuta tutti, mi raccomando. Padre Venanzio Ndipengam si è laureato in teologia a Roma. Ora esercita a Sortino, un paese vicino Siracusa. Hanno un mulino, un brandoio. Sono di una famiglia ricca e benestante. Io invece ho sentito dire che ha fatto carriera nell'ordine francescano. È diventato un prezzo grosso. E mania un sacco i sordi. Ma Peppe, dimmi una cosa. Ma questo Rosario Lanza, questo che padre Melanzo pubblicizza la campagna elettorale, qu'è? Qui è Rosario Lanza? A sapere che Rosario Lanza è assessore regionale ai lavori pubblici, ex fascista, mafioso e compare di nozze del figlio di un famoso boss. Minchia! Vedi tu in che situazione si impiega il suo modo. E non andiamo a cattogliare. Rosetta, nipotina mia, come stai? Bene. E voi come state, zio? E come stai con le vecchiarelle? Ma quando sei arrivata da Palermo? Stamattina. Tuo marito sta bene? Sta bene, sì. E i bambini come stanno? Stanno bene, ma neanche avevo i piccoli per accattare le scarpe. Ora ci penso, zio Carmelo. Grazie. Grazie. Non ti scordare. Buongiorno, dottore. Come stiamo? Buongiorno. Ho portato i soldi dell'altro giorno. Ma se volete stare tranquillo, anche lei qualcosa la devi dare. Ma voi riconoscete questi uomini? Chi sono? Io nessuno conosco. Così mi hanno detto e così le dico. Ma sono troppi i soldi che mi chiedono. Io non ce li ho. Pensateci voi che siete un uomo di fede. Se non avete soldi, vendete qualche pezzo di terreno e pagate. Ma si ricordi che non possono bastare meno di 2 milioni. 2 milioni? Casi! Sta futista Maria! Ora te l'ammaretare! Te l'ammaretare, capisci? Lo capisci? Pezzo di merda! Cavaliere, è arrivato padre Carmelo. Fallo entrare. Buonasera, cavaliere. Buonasera, padre Carmelo. Andiamo a mettere i pigiama. Buonasera, padre. Oh, mamma, io non sono. Cavaliere,
Cosa c'è che non va? Mia moglie ha paura. Ma voi non dovete avere paura. Basta pagare e potete dormire tranquilli. E chi devo pagare io? Persone che non conosco. Hanno minacciato me, la mia famiglia. Eppure a mio figlio. Lo sapete come si usa qua, cavaliere? Non mi interessa come si usa qua. Se continuano a disturbarmi, me ne vado dritto dritto dal procuratore. Quella gente ha orecchie dappertutto. Padre Carmelo, sull'anima di mio padre, quelli da me non vedono una lira. Angelo, non fare il testone, che ti finisce male. Allora vuol dire che ci pensa la divina provvidenza. Ci pensa Dio. Ma quale Dio è Dio? Alla nostra pelle ci dobbiamo pensare noi. E oddio! Padre Carmelo, come Feneo. Non ne vuole sapere niente. Ci penso io. Il nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Bellissima la giornata, è stata bellissima davvero. Amore, hai avuto proprio una bella idea. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà. Franceschino, ti sei divertito, eh? E come? Ah, bravo, bravo. Una bella giornata davvero. Come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Ferma, ferma! Ehi, ma cos'ho chiesto? Ma cos'ho? Così, vai, bastardi! Lasciami, che cosa siete? Che è? Che siete voi? Bastardi, che siete voi? E rimetti a noi i nostri debiti. Come noi li rimettiamo i nostri debitori. Basta, di chi è? Angelo! 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 E non ci indurre in tentazione, liberaci da ogni male. Posso uscire io? Che cazzo combinaste? Ma cosa sta succedendo? L'hanno ammazzato davanti alla moglie e al figlio. Una disgrazia, padre Vittorio. Opera di quaccio con una scassa bagliara. Sì, però pure lui se n'è andato a cercare. Pace all'anima sua, che riposa in pace. Andiamo a mangiare, fratelli. Io non ho visto niente. Ma scantai e scappai. Ah, lei si è spaventato. Un uomo grosso come lei si è spaventato. È scappato, non li ha visti in faccia? No, erano cappucciati. Quanti erano? Quanti erano? Non me lo sa dire? Non li ho visti, ero spaventato e sono scappato. Despiruto, portalo in cella, vediamo se gli torna la memoria. Devo! Il cavaliere Cantare era come un padre per me. Devo! Stia tranquilla, signora Maria, qua è al sicuro. Mi racconti tutto piano piano. Allora, qualcuno minacciava la famiglia Cannada? Sì. E in che modo? Arrivavano delle lettere. Lei le ha lette? La signora non me le faceva vedere, ma si vedeva che era scandata. Belle lettere. Grazie, Bondere. Niente ha sentito, niente. Hanno ammazzato il cavaliere Cannato. Ne sta parlando tutto il paese.
Per me volevano rapinarlo e lui ha fatto resistenza. E tu credi alla rapina? E cosa dovrei credere? Te lo dico io che cosa devi credere. In questo paese i possidenti pagano 3 volte all'anno una quota alla mafia per stare tranquille. Per Natale, per Pasqua e per Ferragosto. E sentiamo, sentiamo. Cosa so che sta che pagano? Farmacista Colaianne, la buon'anima di Cannata, il cavaliere Bartoli e secondo me tanti altri. Per me tutte minchiate sono. Peppe, chi paga, campa. Chi non paga... Marino, ciao! Ciao, maresciallo, vuoi un pochino a te? No, grazie, ora devo andare, c'ho da fare. Vabbè. La prossima volta, eh? Vabbè. Fai il bravo, eh? Sì. Latte, signori, latte! Latte, signori! Latte, signori! Latte! 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 Condoglianze. Maresciallo, colpa mia se mio marito è morto. Cosa dici? Sì, perché lui non voleva piegarsi a pagare. Chi dovevate pagare? Non lo so, non lo so. Ricevevamo delle lettere anonime. Padre Carmelo ci faceva da tramite. Padre Carmelo. Ho paura per mio figlio. Stia tranquilla, signora. Perché? Padre Carmelo, sono il cognato di Angelo Cannata. Se è venuto per le offerte, si rivolga direttamente in sacristia. Non è per le offerte. Voglio sapere chi sono queste persone che minacciano mia sorella. Ma si ricordi che lei sta parlando con un uomo di chiesa? Allora perché mi hanno detto di consegnare i soldi a voi? Mi avranno visto parlare con il cavaliere e poi dopo sono stato avvicinato. Ad ogni modo, ho visto un'altra lettera minatoria nella posta di mia sorella. Per fortuna lei non si è accorta di nulla. Si ricordi che il conto è ancora aperto. Ma io ho delle conoscenze. Possiamo risolvere la questione senza bisogno di spargere altro sangue. Ma quale conoscenza e conoscenza? Quelle vogliono i soldi. E posso dargli 1 milione? 1 milione è poco, perché vostra sorella, con la vendita dei boschi, ha ricavato come minimo 3 o 4 milioni. Ma chi le dice queste minchiate? I Cannata non posseggono boschi. Case, terreni, proprietà. Si ricordi che quelli sanno tutto. 1 milione, non una lira in più. Vedi tua sorella. Buongiorno, Lombardolo. Maresciallo, cos'è venuto a cercare qua? Sono venuto a cercare quello che mi serve. Perquisita la casa. Maresciallo, i miei conti con la giustizia, io li ho già pagati. E allora, se non ha problemi, deve stare tranquillo. Non ha niente da temere. Abbiamo trovato questo a casa tua, Lombardolo, e non è neanche denunciato. E allora? E allora, da dove viene questo fucile? Maresciallo, vossia da dove viene? Senti, Lombardolo, le domande le fai al maresciallo. Che cosa ci devi fare con questo fucile? Maresciallo, cosa ci posso fare con un fucile? Lo voglio sapere, rispondimi! Ci vado a caccia. Ammazzo qualche coniglio. Ammazzi conigli? Ammazzo conigli. Brigadiere, lo accompagni fuori. Comandi, maresciallo. Sa benedica, maresciallo. Arrivederci, Lombardolo. Andiamo, andiamo. Vai. Maresciallo, che lo lasciamo andare così? Thank you.
su un'informazione. Dica, maresciallo. Mi sa indicare il portone della signora o signorina Bognanni? Bognanni? Ah, 1100 vuol dire. Due costa. Solo che aveva una parola di giorno che non si vede. E mi dispiace, maresciallo. Ma maresciallo, a tutti ne piace, eh? Tanino, che ci fai qua? Lo voglio ammazzare i carabinieri. Vuoi fare maresciallo di carabinieri? Perché? Lo voglio essere assassini, banditi. Vuoi arrestare i banditi? Allora, tieni, va. Ora sei maresciallo. Arresti tutti i banditi. Vieni, va. Vieni. Ma dove l'hai lasciata la capretta? Ho perso, non lo posso. Ma il signore seduto chi è? Don Luigino. Possiede metà delle ricchezze del paese. Un uomo di rispetto. Mi spieghi lei quello che sta, che questo mi appare. E che se non andate a partito comunista e faremo le strade, daremo lavoro a tutti, miglioreremo le condizioni di vita dei poveri. Il partito comunista in Russia ha portato uno sviluppo straordinario. Siete dei senza Dio! Nella Russia l'avete demolita tutte le chiese! E ci mettete sceminchiate in testa ai carosi! Vergogna! Se vi piace la fame, tornatevi in Russia! Bastardi, comunisti! Non date ascolto a questa gente! Sono mandati dai latifondisti che hanno paura che gli togliamo la terra! Non vogliono la riforma agraria! Buongiorno. Oh, benvenuto, fratello. Grande la pena dell'animo mio, ma sono messaggero di cattive nuove. Che succede? Ci sono dei pericolosi malfattori che mi hanno ingiunto di chiedere alla vostra famiglia di pagare 3 milioni. Pena terribili ritorsioni. La morte perfino del vostro amato figliolo. Tanuzzo, mio figlio. Tanuzzo, proprio lui. Padre... Frate Agrippino, a parte riconoscete questa persona? Voi siete duro di comprendonio. Non avete capito che quelli non scherzano. Fuori. State sereno. Sono sicuro che se pagherete loro si calmeranno. Fuori. Che Dio aiuti la vostra scellerata famiglia. Fuori. Fuori! Fuori! Frate che non conoscete neanche Cristo! Fuori! Lei ha qualche idea di chi possa essere stato? Vedi, Michele, io sono sgomento. Michele, io non mi capacito. E la capisco. Però io devo capire chi è stato. E lei mi deve aiutare. Michele, io penso sia stato un errore. Un errore? Dottore, io capisco la sua posizione, ma se lei collabora, io le garantisco la massima riservatezza. Si può fidare, mi creda. Lasciando. Guardi, io sono una persona per bene. Io sono una persona per bene! E non ho mai avuto a che fare con questi intrighi! Chiaro?
Dottore, questo è stato un avvertimento. E le posso garantire che non sarà l'ultimo. Lei ne è consapevole, vero? E io non credo. Io appena saprò qualcosa, la chiamerò subito. Me lo auguro. La saluto. Maresciallo, noi siamo nelle mani di Dio. È tutto quello che siamo riusciti a recuperare. Ma qua c'è solo 1.000.000. Li preghi di accontentarsi, padre, perché abbiamo fatto tanti sacrifici. E soprattutto, se non si risolve la cosa, Ernesto chiamerà i carabinieri. Farò il possibile. Dica a suo marito di stare tranquillo. Brinda alla salute del cavaliere. La salute. E quella che paga stasera? Stasera paga tu, che ci puttisti soldi a cannata. Caro silenzio, c'è del fame di stoppia. Buona salute. Io sto sentendo tutte cose. Che va a fare? Ammazziamo? No, che ammazziamo. Però una lezione ce la dà. Stoppia! Buonasera. Come sta suo marito? Non lo so, senza l'operato, lo stanno operando. Non faccio niente. Sai chi gli ha sparato, signora? Sì, le vettiene, Azzolina, Salema e Nicolette. Cercate, per favore, io di fuori, Marcia, cercatele. Cercatele. Sono le stesse persone che frequentano Lombardolo. Signora, lei mi sa dire perché hanno sparato a suo marito? Se le ha visto brindare alla morte del cavaliere Carnate. È sicura, signora? Sì, mi ha detto cosa mi ha detto. Io devo cercare il maresciallo, per favore, cercatele. Li troveremo, non si preoccupi, li troveremo. Grazie. Auguri per il vostro padre, per suo marito. Grazie, grazie. Grazie. Abbiamo trovato un fucile belga calibro 12 a casa tua. Lo stesso calibro dei pallettoni che sono finiti nelle natiche del vigile Stupia e che hanno ammazzato il cavaliere Cannata. Ora mi manca solo la tua confessione. Quale confessione, maresciallo? Io non c'entro niente, maresciallo. E chi c'entra allora? E io che ne so, maresciallo, non so niente. Di chi è quel fucile? Non è mio. Azzolina, non mi fare perdere tempo. Io ti sfatto in galera e butto la chiave, capito? Io non so niente, maresciallo. Allora, mi parli del vigile Stupia? Non lo conosco. Chiamatemi quando capite, eh? Il vigile mi ha scassato la minchia! Ce l'aveva con me! Mi accusava sempre di cose che io non avevo fatto! Ma sì? E chi c'era con te? Chi c'era? Chi c'era con te? Che ci doveva essere? Beh, se non me lo dici tu... Lascia. Ti fumo una bella sigaretta e mi dici chi c'era con te.
Vero? Signor magistrato, ogni volta che succede qualcosa qui a Mazzarino ci sono sempre questi frati di mezzo. Cosa hai scoperto? Padre Carmelo, frate Venanzio, buongiorno, e padre Agrippino sono stati visti spesso in compagnia delle vittime. Inoltre la banda di Barrafranca è collegata con l'Ortolano e l'Ortolano coi monaci. Va bene, ti firmo il mandato. Andate in convento con la scusa dell'Ortolano, se trovate qualcosa portateli. Ma mi raccomando, solo se trovate qualcosa. Grazie. Sono il maresciallo De Stefano. Ho urgenza di parlare con padre Carmelo. Si faccia da parte, prego. Bucciere, controlla qua dentro. Al bagno di là. Avanti. Che è successo? I carabinieri. Cosa succede? No, non vi preoccupate, normali controllo. Ma questo è un luogo sacro. Cosa volete da noi? Me ne dovete andare da qui. Abbiamo un mandato di perquisizione. Si scansi, per favore, padre. La prego. Vedi che cerca cerca qualcosa si trova? Lei non sa quello che sta facendo. Portateli tutti in caserma. Loro volevano ucciderli e noi li abbiamo aiutati. Ma chi? Chi? Chi avete aiutato? Padre Costantino e padre Sebastiano e pure il farmacista. E in che modo li avete aiutati? Padre Venanzio dice sempre che noi siamo gli emissari del Signore e che dobbiamo proteggere i nostri fedeli. È stato l'Ortolano a ordinare l'omicidio Cannata? Dove sono finiti i soldi dell'estorsione? Padre Agrippino, lei è in una brutta posizione. Io la sbatto in galera, capito? In galera finisce, lei è un uomo di fede e si è reso complice di omicidi! Però padre Carmelo una volta ha detto: chi paga campa e chi non paga muore. Maresciallo? Che c'è? Abbiamo avuto la conferma che le lettere minatorie sono state scritte con la macchina del convento. Bene. Sto partendo. E dove devi andare? Non posso stare più qui. Papà, ma che è successo? Me ne devo andare di qui. E noi come facciamo? Tieni, e non fare più domande. Papà, papà, e se ti cercano al negozio? Se qualcuno fa domande, voi muti dovete stare. Va bene. Aprite, carabinieri! Dove sono io? Buccieri, controlliamo sopra. Ma io devo andare dalla casa mia! Calma, signora. Dov'è suo marito? Abbiamo trovato questi conti intestati a Carmelo Galizia e Agrippino Ialuna. E allora? Allora, hanno usato i loro nomi da frati e i cognomi da laici. Guardi qua. C'è un conto intestato a Carmelo Galizia di 400.000 lire. Agrippino Ialuna lo stesso, 350.000 lire. Inoltre padre Carmelo, guardi, ha intestato un conto alla nipote Rosa, che è una donna notoriamente povera, di 400.000 lire. Guardi qui inoltre. I giorni dei versamenti corrispondono esattamente a quelli delle estorsioni. Giusto il tempo di versarli.
Signor magistrato, cosa aspettiamo? Si rende conto che ci metteremo contro la Chiesa e l'opinione pubblica? Dobbiamo portarli al processo. Processiamoli. Marco, fermati, fermati! Padre Carmelo, è morto l'ortolano. Signora Sabio, padre Carmelo frequentava la vostra casa? Sì, padre Carmelo era uno di famiglia e ci aveva detto che se non pagavamo avrebbero ucciso nostro figlio. Signor giudice, ho deciso di ritirare la parte civile. No! Ruffini, lei che è la massima autorità religiosa in Sicilia, cosa ci può dire sullo scandalo delle nuove del Cinema Mazzarino? In quanto servo di Cristo e principe della Chiesa, posso dirvi che i frati si sono prodigati per salvare delle vite umane. Chi è contro di loro è contro la Chiesa Cattolica e quindi contro Dio stesso. Ma se deve andare a chiudere il bosco? Attenzione. La mafia non esiste. Le inchieste in corso. Spegni questa data, dai. Con un soppetto occhio. Lo sente che dice che è denaro? Eh? Che è denaro è Ruffini. La mafia non esiste. La mafia non esiste. Non prendiamoci con la Chiesa. Queste azioni non c'entra niente la Chiesa. A me mi sparò, Pena, lo sentisse quello il presidente Luzza Bonato? Tommaso Toraldo, credo che è scritto all'Azione Cattolica. Mi stanno mettendo un nome mezzo, Pena! Mi stanno mettendo un nome mezzo!
Calmati, Giovanni. Tu sei solo un vigile urbano, non sono un carabiniere. Da fare le fazzettone. Lo sai come è la gente del paese? Prima o poi ti presento un conto, da fare le fazzettone. E mi ha presentato un conto, mi ha sparato. In questo paese, che è il nostro paese, chi sono i paese? Se non mette ordine i carabinieri alla polizia, ci penso io. Vigile urbano, sì signore. Sono un vigile urbano e ci penso io. Queste farabotte, questa malacarne, queste balorde, ma sproglio io. Perché io sono nel giusto, io sono una persona onesta. Io sono un dottore della vita. E ce la faccio pagare, Pina. Anzi, ma fai la cortesia, senza offesa. Ma fatti piatta. Ma fatti piatta un temascale, va bene, va. Lo lascio qui. Sì, sì, lascialo qui. No, 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 dalla a me, dalla a me. Vieni, Gioia. Ma sento che storia, eh? Sì, ma io non ci credo. Questa è tutta opera dei giudici di sinistra. Sì, per voi sempre opera dei comunisti. Senti, conosco padre Carmelo da una vita. E su di lui non si è potuto dire mai niente. Assolutamente. Ma tu lo sai quanta gente c'è in paese che si fa consigliare da lui? No, perché è un bravo predicatore, a carattere, e poi è stato priore ad Ancona, Bari, Catania. Ma non lo so. E di frate Greppeno che te ne pare? L'hai visto gli occhi di frate Greppeno, che pare pazzo? Se vai, vuoi. Secondo me nasconde qualche cosa. E poi l'hai visto quando è nervoso? Si morde il labbro fino a farselo sanguinare. O dici che comunque ha tentato più di una volta di impiccarsi. Eh? È stato rinchiuso pure in un manicomio a Roma. E padre Venanzio? Furbo quello. Padre Venanzio è furbo, li ha fatti quattro favori. Quello è ammanigliato con la politica. La gente si è rivolta a lui e lui è stato sempre disponibile. Ma secondo me a lui se lo sono tirati dentro. Guardiamo il commento, padre Vittorio, ti pare innocente? Il priore? Il priore che dovrebbe sapere tutto quello che succede in quel convento e fa finta che non sa niente. A me non mi piace, questo non mi piace. Poi aveva poca cultura e poi uno senza carattere. Poi parla sempre in dialetto, sempre in siciliano. Secondo me, dietro a tutta questa storia, c'è l'ortolano. Sì, intanto gli hanno fatto il cappotto di legno all'ortolano. Mi sono pronto a comodo. Ma poi l'ortolano, l'alfabeta era. E perché che ci vuole? La scuola per comandare. Ah, e poi, credete ancora al suicidio? In carcere tutto suicidio, appaiono. Grazie al vigile Stuppia, è venuto fuori tutto. Stuppia, ti raccomando Stuppia, bello spicchio vero. Stuppia è uno che gli piacciono le donne. Gli piace bere, fa debiti e non le paga. Poi, disgraziato, certe volte se questa la farina ai poveracci per poi tenersela a casa sua. È un cornoto. Hai ragione. Sofia è un cornoto. Cornoto. Poi, sa tutto di tutti. Secondo me, questo è il conferente dei carabinieri. È un infame. Ragione, signore. Maresciallo, è piacere. Se posso essere utile. Una barba, grazie. Ecco, ma no, si accomodi, maresciallo. Sono onorato di averla nel mio salone, come sempre, questo lo sai, è vero? La ringrazio, ringrazio. Che, ho interrotto qualcosa? No, si parlava, sa, di più di meno, da, come si dice, discorsi di barbiere sono, capito, così. E allora, facciamo questa bella barba. Grazie. Va bene. Padre Carmelo, cosa mi sa dire dell'ortolano del convento? Il signor Lobartolo. Non ero un delinquente. E neanche un bandito, ma un uomo che sapeva farsi rispettare. Inteso. Ma padre Carmelo, vi sentivate minacciati? Minacciati? Quando è venuto per i soldi dei Colaianni, io una cazziata ci feci. Cancelliere, scriva un severo rimprovero. Signor Presidente, ma quale rimprovero e rimprovero? Una cazziata con tutti gli annessi e connessi. Silenzio in aula. Comodo è da parte della difesa scaricare tutte le colpe sull'ortolano. Strano è però che sia morto in carcere, in circostanze sospette. Certo, sarà stato padre Carmelo. Alessi, non mi venga a dire che nelle carceri siciliane si muore solo di morte naturale. No! Si muore anche per una tazzina di caffè. Vorreste negare che nel convento di Mazzarino ci sia stata la centrale operativa del banditismo mafioso in quel comune?
Signor Presidente, signori giudici popolari, quando padre Carmelo insisteva presso i ricattati, egli non faceva altro se non quello che doveva fare, vale a dire convincerli che qualunque sacrificio era necessario pur di salvare la vita. E tanto poco si sono sbagliati. Il povero Cannata, per non aver ascoltato i loro consigli, è stato ucciso. Signori giurati, ma davvero ritenete che questi quattro fraticelli sarebbero stati capaci di compiere simili misfatti? Essi hanno agito soltanto nell'interesse delle vittime, cercando di indurle a consegnare quel denaro che avrebbe loro evitato gravi danni ed azioni di rappresaglia. Signor Presidente e signori giudici popolari, tutta l'istruttoria ha dimostrato che essi hanno agito in stato di necessità, perciò dovete assolverli. La Corte si ritira per deliberare. In nome del popolo italiano, la Corte, visti gli articoli di legge, assolve padre Vittorio per non aver commesso il fatto, padre Venanzio, padre Agrippino e padre Carmelo perché il fatto non costituisce reato, avendo gli stessi agito in stato di necessità. Inoltre, visti gli articoli di legge, condanna per i reati di associazione per delinquere, estorsione e omicidio volontario Giuseppe Salemi alla pena di anni 17 di reclusione, Girolamo Azzolina alla pena di anni 27 di reclusione, Filippo Nicoletti alla pena di anni 14 di reclusione. Si ordina la scarcerazione dei monaci se non detenuti per altra causa. Che bello di avervi con noi! È il demonio che ci ha voluti in carcere. Ma la Madonna ci ha liberato. Io lo sapevo che voi eravate innocenti. Lo ha detto Gesù, che i santi sarebbero stati perseguitati. I giudici cattivi, comunisti, ci volevano incastrare, ma non ci sono riusciti. Contro i figli di San Francesco non ce la faranno mai. Abbiamo tanto pregato per voi. E la preghiera ci ha liberati. Fratelli, oggi vogliamo ricordare la passione di Gesù Cristo. Ricordatevi che quando è salito sulla croce, il cattivo ladrone lo insultava, dicendoci: non sei tu il Cristo, salva te stesso e anche noi. E l'altro rispondeva: neanche tu hai timore di Dio, benché condannato alla stessa pena. Noi giustamente riceviamo il giusto delle nostre azioni, ma egli non ha fatto nulla di male. E rivolgendosi a Gesù diceva: Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. Gesù rispondeva: oggi stesso sarai con me nel paradiso. E allora mi rivolgo soprattutto a voi, sì, state attenti perché Cristo ci osserva sempre e un giorno possiamo essere puniti col fuoco eterno. Amen. Padre che Pino, c'è il maresciallo. È voluto entrare per forza. Buongiorno padre, come sta? Buongiorno maresciallo. Che è venuto a fare? Sono venuto a restituirvi questa. Magari vi può servire. Non doveva incomodarsi. Ah, nessun incomodo. Ma mi dica una cosa. Per un uomo di fede la coscienza è una cosa importante, vero? Lei è a posto con la sua? E chi lo è? Maresciallo. Ma che è venuto a fare ancora qui? Noi, per la giustizia, siamo innocenti. Non ancora, padre. Non ancora. Quella degli uomini, al contrario di quella di Dio,
a 3 gradi di giudizio. Pace e bene. Del popolo italiano, la Corte di Assise di Perugia, visti gli articoli di legge, dichiara gli imputati Marotta Liborio, al secolo padre Venanzio, e Ialun Antonio, al secolo padre Agrippino, colpevoli dei reati di estorsione continuata in concorso ed associazione per delinquere, e per l'effetto li condanna alla pena di anni 8 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali ed a quelle di mantenimento in carcere durante la carcerazione preventiva. Così è deciso il 9 luglio 1966. Iscritti simpatizzanti della Democrazia Cristiana, abbiamo oggi con noi l'onorevole Scapulla. Amici, se siamo qui oggi tutti riuniti assieme, c'è solo un motivo, ed è questo. Vi voglio parlare di un programma. Punto primo, toglieremo completamente la povertà. Secondo, sosterremo la riforma agraria. Terzo, l'Italia, essendo un paese cattolico, lo allontaneremo completamente. È fratello del padre Agrippino. Sì, io so. Sovietica. Voglio bello così, sempre!